Ciao, bentrovato sul mio canale, ciao da Stefano ovviamente che sono io, e bentrovato in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati con narcisisti patologici, borderline oppure, nei casi più gravi, psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, è passata attraverso diverse relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. Ho letto, ho studiato molti libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho visto, guardato molti video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, molto bravi e molto esperti in relazioni tossiche. E ovviamente la cosa più importante, ho partecipato a corsi e seminari di persone che come me sono state vittime di relazioni tossiche. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video chiamati appunto relazioni amori malati, relazioni tossiche. La collana si chiama Amore malato. Titolo del video di oggi è L'istinto della vittima. Allora, intanto andiamo a leggere la definizione che il dizionario, diciamo l'enciclopedia, dà della parola istinto. Istinto, secondo l'enciclopedia, è la spinta interna, congenita e immutabile, ad agire e comportarsi in un determinato modo che, sebbene indipendentemente dall'intelligenza, può essere da questa modificata, regolata, repressa. Impulso naturale, inclinazione o disposizione innata. Ecco, soffermiamoci sull'impulso naturale. Le persone purtroppo sono abituate, e dico purtroppo perché secondo me è in molti casi un errore, sono abituate a ragionare con il proprio pensiero, la propria intelligenza, la propria cultura, le proprie esperienze e vanno bene, perché comunque sia vanno bene ragionare così, ma va bene ragionare così a un 50%. All'interno di una relazione tossica, ad un certo punto, viene fuori una spinta interiore, diciamo una sensazione, quasi proprio una voce esterna che ti dice: attenzione, c'è qualcosa che non va. Ci sono delle situazioni che ti capitano davanti agli occhi che ti ricordano: attenzione, questo non è un comportamento naturale. Ci sono certe cose che il tuo, diciamo, il carnefice, quindi il narcisista patologico, oppure il borderline, dice delle cose che ti fanno riflettere, ma che tu scarti per il semplice fatto che dici: non può essere così, mi sto sbagliando, è una sensazione errata. Questa è proprio lo sbaglio e, diciamo, la chiave di volta tra essere felici e non essere felici. Perché è l'istinto che ti sta dicendo: attenzione, c'è qualcosa che non va, devi dire basta. Magari l'istinto la prima volta non ci dai peso, ma se capita la seconda volta è proprio lì, perché l'istinto, se te lo dice due volte che le cose non vanno bene, lui ha sempre ragione. Devi imparare a seguire il tuo istinto, ma non solo nelle relazioni tossiche, anche nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nelle amicizie, nei rapporti interpersonali. Se il tuo istinto ti inizia a far suonare dei campanelli d'allarme, inizia a dire: così non va bene, c'è qualcosa che non va, magari la prima volta tienilo in considerazione, ma non fare cosa dice lui. Ma se capita la seconda volta, devi fare esattamente cosa ti dice il tuo istinto. Se il tuo istinto ti dice c'è qualcosa che non va, la seconda volta tu devi lasciare il narcisista patologico, il borderline, che tu non sai ovviamente fosse un narcisista patologico o un borderline, ma devi lasciare quella persona lì, perché andrà sempre peggio, perché il tuo istinto è quello che ti salva la vita, è quello veramente, è una forza inconscia, come dice l'enciclopedia, un impulso naturale, un'inclinazione indipendente dall'intelligenza per come tu la conosci, per come noi la conosciamo, ma che ti permette di saltare fuori da determinate situazioni che solo con l'intelligenza, la cultura,
l'esperienza non può venirne fuori, perché l'esperienza è sempre determinata da come tu vivi quel tipo di esperienza. Per me, ad esempio, un fatto che mi è accaduto in passato mi può lasciare un certo tipo di esperienza, e lo stesso fatto capitato a te può lasciartene un altro tipo. Ma l'istinto è comune, l'istinto ci accomuna a tutti quanti. Se l'istinto ti dice una cosa, tu devi eseguire ciò che dice l'istinto, ma non lo dico io. Sono proprio degli studi scientifici che portano a dire che l'istinto è quello che realmente influenza la vita dell'essere umano. Influenza in bene, perché l'istinto è qualcosa che noi abbiamo internamente che ci salvaguarda dai pericoli e dalle relazioni tossiche. Ne sono certo che tu o la vittima di una relazione tossica ha sentito tante volte, anche all'inizio, anche nella fase del love bombing, quando il narcisista patologico era la persona migliore del mondo, ha sentito, fantastico, sembra davvero perfetto, mi pare un po' troppo. Oppure dice, wow, che tutta questa euforia, questa voglia di vedermi, tutti questi messaggi, ma non mi sembra molto naturale, però mi piace, però è bello. Però è quello che ho sempre sognato. Però non è naturale. Il tuo istinto te lo sta dicendo. Il tuo istinto te lo sta dicendo che c'è qualcosa di sbagliato. Tu non ascoltarlo. Perché comunque il tuo cuore, la tua anima e tutto il resto è a favore di questa relazione. È love bombing e quindi è di fronte a te un uomo o una donna perfetti. Ma non è così. E se l'istinto ti dice una cosa, è quello che ti dice: attenzione, ti sto salvando la vita. Quindi, morale del discorso, segui il tuo istinto. Se suona la prima volta il campanello d'allarme, magari tienilo presente ma non ascoltarlo. Dalla seconda, anche a malincuore, perché so che molte volte si chiudono delle relazioni, ripeto, d'amore, d'amicizia, di lavoro a malincuore, però devi tagliarla perché ne vale della tua vita, davvero, perché le relazioni tossiche distruggono la vita delle vittime. Tutto qua. Il video è finito, se ti è piaciuto clicca i like, condividilo se reputi che a qualcuno possa essere utile, clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti che spesso e volentieri riguarderanno relazioni tossiche, consigli, anche storie di racconti e amori malati. Ovviamente ci sarà anche una collana riguardante il pensiero, con video riguardanti il pensiero positivo sulla scorta di luminari internazionali come Napoleon Hill. Ciao da Stefano.